personale benvenuto anche a nome di tutta la città a Chris Brady e i complimenti a chi ha voluto organizzare nella nostra città un'iniziativa così importante. Grazie. Vedete, non è un'abitudine, perché chi su YouTube magari ricerca qualche altro video di questi eventi che teniamo qui all'Istituto, io ringrazio sempre chi ci dà la possibilità di farlo. In questa sede così prestigiosa e così bella, se alzate gli occhi o avete fatto un giro anche nelle sale che precedono questa, ci troviamo davvero in un bel posto. E Napoli, diciamo, ieri con Chris ne parlavamo, ci sono tante di queste realtà. Ma oggi noi ci soffermeremo su una lezione, su delle sessioni così particolari ed importanti che sono tenute da Chris Brady. Voi sulle vostre sedie o all'ingresso avete già preso il libro o già visto un po' di chi stiamo parlando. Chris, mi permetto ormai di chiamarlo così perché ieri ci siamo conosciuti bene, abbiamo avuto il tempo di stare insieme, è un leader nel senso profondo della parola, perché in Italia si confonde l'aspetto leaderistico con il personalismo, ne parlavamo prima sempre, e questo invece è un aspetto che lui, prima di tutto, mi ha detto che è contrario, che condannerà e vuole proporre un modello di leadership che si deve radicare nelle nostre vite, negli aspetti della nostra vita, in ogni cosa che noi facciamo. Insomma, amici, stasera, oggi, ritornerete alle vostre case convinti, ognuno di voi, nella propria famiglia, nel proprio lavoro, nella propria vita spirituale, di essere un leader. Il concetto di leadership è un concetto molto profondo e largo da sviluppare in poco tempo. Dopo tanta ricerca siamo riusciti a trovare una definizione per la leadership. La leadership è influenzare gli altri verso una direzione produttiva e ottenuto attraverso l'esempio, la convinzione e il carattere del leader. E io ora, seriamente, voglio darvi forse una frase che è fra le più importanti. Tu non sarai ricordato per quello che tu oggi non sei. Un leader, è qualcuno che vuole essere qualcosa per la quale un domani sarà ricordato. Grazie mille. Grazie.